Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno, buongiorno. Che mira popo? Che mira popo? Che mira popo? E allora, ragazzi, e allora? Squadra che vince non si cambia. Perché ho sentito che, anzi, ho letto qualche cosa su Paredes e Di Maria che potrebbero sostituire vari Fagioli, vari Miletti al ritorno in campionato. Questo non deve accadere. Fagioli e Miletti hanno contribuito alle vittorie, le ultime vittorie della Juventus, e squadra che vince non si cambia assolutamente, perché non è che Di Maria ha fatto un mondiale eccezionale, non è che Paredes abbia fatto qualcosa di eccezionale, anzi. Quindi stiamo calmi con questi titoli, con queste affermazioni, ognuno al suo posto. Poi vedremo se questi giocatori ancora continueranno a essere della Juventus a gennaio, o magari verranno ceduti, potranno essere utili, magari, senza dubbi, magari. Però ora non parliamo di sostituzione, di cambio qua, là, perché si è raggiunta l'Argentina ha raggiunto la finale nella maniera più assoluta. Quindi Fagioli e Miletti restano al proprio posto, titolari fissi e per ora intoccabili. Il problema oggi è Vlahovic. Cosa ha Vlahovic veramente? Questa pubalgia in che stato è? Questa pubalgia non guarisce mai. Cosa ha Vlahovic? Perché si ferma, si riprende, si ferma, si riprende. E, non lo so. Cosa ha? Attenzione, Vlahovic è intoccabile anche, non è che perché qualcuno straparla dicendo che non sa stoppare, non sa fare, non sa dire. Vlahovic è intoccabile, però c'è questi accecchetti che purtroppo magari ne limitano la sua efficienza. Quindi speriamo che questa pubbagia passi in maniera definitiva e niente, perché veramente Vlahovic serve come il pane. Su Pogba mi sono espresso ieri, i tempi si sono allungati, ma ormai non ne voglio più parlare. Niente, per Chiesa sembra che stia ritornando, che sia in forma, ha avuto una botta ma niente di preoccupante, quindi diciamo che alla ripresa, anzi ora giorno di sabato vediamo con l'Arsenal come siamo combinati, vediamo che stato siamo. Tutto là, tutto qua e tutto qua. E poi voglio, magari questo poi lo analizziamo in un altro video. Ho letto un commento dove parlava della posizione futura di Allegri. Questo commento mi ha fatto scattare un allarme, mi ha acceso una lampadina, e non è un commento diciamo sbagliato, un commento giusto sulla posizione o su una probabile posizione futura di Allegri in società. Comunque questo poi ne parliamo in seguito, va bene ragazzi? Quindi, ma se ci incazzate fino alla fine, forse io.